Un cordiale saluto amici di Senigandro.tv, benvenuti, siamo qui con ospite d'eccezione oggi Giuseppe Soccio, l'organizzatore del Festival della Scuola, ormai giunto alla sua 12ª edizione. Ciao Giuseppe. Ciao Vincenzo, ciao, salutiamo a tutti gli amici di Senigandro.tv, ringrazio ovviamente Piero, Nazario e Vincenzo per averci ospitato e siamo arrivati alla 12ª edizione del Festival Internazionale della Scuola 2014. Sono passati 12 anni da quando abbiamo iniziato e siamo praticamente arrivati a questa 12ª edizione che ha cambiato completamente forma rispetto all'ultimo anno e agli ultimi anni, in quanto è stato cambiato appunto tutto il regolamento, tutto insomma. Allora, spieghiamo a chi magari non sa cos'è il Sì. Festival della Scuola. In pratica. Allora, il Festival della Scuola è iniziato nel 2003 ed è un festival che vede partecipare tutte scuole da tutta Europa. E loro arrivavano a San Nicandro Garganico. Ora purtroppo per questioni logistiche ci siamo dovuti spostare a Lido del Sole, dove abbiamo delle strutture che ci ospitano e dove lì stesso facciamo lo spettacolo. Quindi arrivano per portare in Italia, a San Nicandro in Puglia, loro danze popolari, loro costumi, loro tradizioni e c'è uno spettacolo che dura praticamente per 4 giorni, quest'anno sarà dal 7 all'11 di aprile, e tutto succederà nell'Arena Club di Lido del Sole. È diciamo un qualcosa che vede protagonisti noi, sannicandresi, Sannicandro come popolazione, Sannicandro come comune. Però per una questione soltanto, diciamo, logistica abbiamo dovuto diciamo, organizzare il tutto a Lido del Sole, a 20 km Sì, da per qui la proprio. distanza che c'era tra la zona dove c'è lo spettacolo Esatto, e e gli dove andare a alberghi. pernottare e a mangiare. Esattamente. Parlavi proprio di novità all'inizio, sentivo parlare di laboratori e Sì. quant'altro. Esatto. Quest'anno il presidente, che non c'è, oggi sono arrivato solo io con una delegazione, domani arriva il direttore artistico che è Mario, il presidente non è potuto venire, poi c'è Angelo Diana che come sapete è il presentatore. E la novità di quest'anno, allora, l'anno scorso abbiamo fatto questo esperimento, questa sperimentazione. Da quest'anno l'abbiamo proprio messa in pratica riguardo il discorso del campus. Il discorso del campus perché abbiamo provato a mettere tutte le persone, tutti i partecipanti nella stessa struttura e a creare diciamo, una sorta di fusione tra tutte le scuole che partecipano. L'anno scorso è stata molto riuscita, tu c'eri come streaming con sannicandro.tv e l'anno scorso questo esperimento è andato benissimo. E quest'anno l'abbiamo solidificato, cioè abbiamo creato qualcosa di più massivo e abbiamo all'interno del regolamento appunto dei laboratori, dei workshop dove vedranno partecipi durante la giornata tutti i partecipanti con diversi laboratori. Quindi avremo laboratori sport, avremo laboratori di spettacolo, avremo laboratori di giornalismo e tutti i ragazzi saranno partecipi per creare qualcosa all'interno del campus stesso. Ovviamente verranno premiati alla fine, faremo uno spettacolo finale. Quindi è un extra lo spettacolo, però riguarda sempre l'intento iniziale del festival, quindi L'intento iniziale del coinvolgere le scuole festival. con le loro usanze e quant'altro. Esatto. Mentre gli altri anni era, diciamo, più lo spettacolo in sé per sé chiave del festival, quest'anno diventa proprio la fusione tra scuole e gruppi provenienti da tutta Roma. Qui abbiamo la Grecia, abbiamo qualche delegazione dal Marocco, poi dovrebbe esserci la Romania come sempre, l'Ungheria, la Repubblica Ceca. E abbiamo delle università, molti partecipanti quest'anno e sarà un qualcosa che vedrà partecipe. Purtroppo San Nicandro e gente di San Nicandro che lavora per questa iniziativa da ormai 12 anni.
E vi seguiremo a distanza, facendomi in bocca al lupo per la riuscita di questo festival che da sempre è una cosa molto attesa da San Nicandro, anche se, come hai detto tu, per motivi logistici, esatto. Però San Nicandro attende sempre questo festival a scuola. Beh sì, infatti io sono arrivato ieri, quindi c'è stato già qualche amico, qualche amica che mi ha detto: ma allora il festival si fa, certo che si fa, come tutti gli anni si fa. Purtroppo non abbiamo modo di promuoverlo più di tanto perché non riusciamo più a farvi venire al teatro come era prima, perché però io il mio invito va comunque a quelle persone che ci vogliono seguire dal web. Saremo in collegamento con Onda Radio, ringraziamo ecco sannicandro.tv, sannicandro.org che ci ha sempre fatto da partnership, ecco questa collaborazione da associazione in associazione che dura ormai da anni. E noi vi invitiamo, ecco, da sannicandresi orgogliosi ed organizzatori di questo bel evento, vi invitiamo a seguirci sui vari canali mediatici e perché no anche a darci delle nuove idee, degli spunti, perché noi siamo sempre intenti a migliorare questo festival di cui ce lo portiamo proprio nel cuore. Vero, vero. Io ho fatto parte più volte dello staff e devo dire che è una cosa che ti rimane davvero nel cuore. È vero, perché l'atmosfera che si respira dopo e durante quei giorni, soprattutto poi quando tutte queste scuole vanno via, quattro giorni un po' dispiace, soprattutto per chi poi cerca di essere vivo nel festival. Bene, io ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato. Io ringrazio voi, ringrazio Nazario, ringrazio Piero, che siete, sapete che vi voglio bene perché io vi seguo dagli Emirati Arabi e sono molto contento di voi, di Onda Radio, di sannicandro.tv e della Napia in questo Facci caso. Facci un saluto in arabo, questi tre spettacoli. Maleku salam. Perfetto. Maleku salam. Grazie Giuseppe, grazie amici che ci avete visto. Grazie, ciao.